Penultima conferenza del semestre, abbiamo qua Zanderigo, Andrea, uno dei fondatori di Babu, uno dei più interessanti giovani studenti italiani. È interessante vedere le loro opere, soprattutto dopo aver avuto come ultima conferenza quella di Zermani, che si è occupato un po' agli opposti. E quindi niente, l'abbiamo invitato perché ci interessa sapere come funziona il loro studio, come architettano, nel senso di dove prendono le loro referenze, come riescono a produrre l'architettura, come si pongono rispetto alla storia e alla tradizione. E quindi speriamo di vedere questo processo e se no faremo molte domande. Però lo chiederemo. Ciao a tutti, io ringrazio dell'invito e insomma, mi fa piacere che siate così numerosi nonostante il problema in arena. Mi scuso del fatto che avrei voluto qualcun altro presente, perché anche la mia faccia la vedete più o meno sempre. Era anche piacevole avere qualcun altro. Il candidato numero uno per svariati motivi era Pierpaolo Tamburelli, che qualcuno di voi già conosce, ma è influenzato, quindi vi beccherete me per l'ennesima volta. E, allora, io ho selezionato 15 progetti, da più o meno dalla fondazione dello studio nel 2004 ad oggi. Voglio dire, forse sono progetti che hanno più a che fare con il tema della tradizione, ma in realtà sono anche forse i progetti che preferisco tra cui la nostra tradizione. E, in realtà, un po' seguendo anche le vostre indicazioni, ho deciso di iniziare con una serie di immagini che in qualche modo cercano di spiegare anche più a me, a noi, forse a voi, alcune delle cose sulle quali siamo stati impegnati in questi anni. In particolare questa prima immagine è una Polaroid di Luigi Ghirri e è qui perché in qualche modo, sono souvenir di casa probabilmente o simili, no? Però in qualche modo allude a quello straordinario processo di costruzione collettiva della bellezza che è stato portato avanti durante l'epoca alessandrina e ancora prima e poi dall'età romana, no? In qualche modo l'idea di una bellezza condivisa che potesse essere potenziale, che fosse anche chiaramente riconoscibile a un certo punto, al contempo estremamente popolare, estremamente democratica. Certamente anche un'idea di monumentalità, insomma, quando si ha a che fare con l'architettura non si può trascendere, trascurare il conforto con la monumentalità. Certo, il rapporto della contemporaneità con il monumentale è un rapporto complesso, no? È per questo che, ad esempio, vi mostro la piramide di Giza, non in una fotografia, ma in un dipinto di Gerard Richter. Poi riguardo la tradizione, un'altra delle cose che in qualche modo sentiamo nostra è l'idea di una certa indifferenza stilistica. Questa è una chiesa di Schinkel a Berlino, Friedrichswerde, che lui nel corso di forse 6 mesi ha disegnato in 3 versioni diverse, una neoclassica, una neoromanica, una neogotica, un po' che poi è questa. La chiesa era sempre la stessa, alla fine il principe ha scelto per il neoclassico. Non è stato un problema per Schinkel. Ancora sul linguaggio, sullo stile, Bramante a Milano, e l'idea che si può tranquillamente mescolare il neoclassico, le nuove idee del Rinascimento con suggestioni ancora strettamente medievali. E ovviamente quando poi si parla di stile, no? Per noi si arriva sempre a McKinwood & White, che erano questo studio enorme, veramente enorme, della New York di fine XIX secolo e inizio
XX secolo, che in qualche modo avevano avuto quest'idea, avevano avuto l'idea che si potesse costruire la New York del capitalismo semplicemente copiando gli edifici della Roma imperiale e del Rinascimento italiano. E Tiffany, ad esempio, come copia quasi perfetta di un palazzo rinascimentale, o ancora più clamoroso, Pennsylvania Station, ora distrutta per far posto, ora nel 64, distrutta per far posto al Madison Square Garden, che era una copia lievemente scalata, cioè più grande di un terzo delle terme di Caracalla a Roma. Per loro era anche una questione organizzativa, in qualche modo dovendo gestire uno studio all'epoca enorme, erano 100 persone, in un'epoca in cui non esistevano, come dire, le star reference di AutoCAD per questo genere di cose qua. L'idea era quella che semplicemente il capo progetto passava rilievi di monumenti romani piuttosto che appunto costruzioni rinascimentali e con poche operazioni di modifica, contrazione, scalatura, si potesse arrivare al progetto finale. Questo è l'altro di Pennsylvania Station, così come non lo vedremo mai più. Ancora McKimmid & White, Bowery Savings Bank, un esempio straordinario di come in qualche modo il linguaggio classico riesca anche a dominare situazioni topograficamente complesse, cioè l'ingresso, la via ovviamente fuori asse, uno spazio irregolare, un piccolo capolavoro di McKimmid & White. Ovviamente questo ha a che fare col tema della collaborazione, no? Con l'idea che si possa e si debba, al di là, come dire, della firma apposta sul progetto, si possa condividere l'architettura. Ecco appunto il gruppo di architetti della fiera di Chicago del 1891, Barnum, McKimmid & White e altri. Ecco lo studio di McKimmid & White nel 24. Ecco questa fabbrica di bombardieri negli anni 40, in cui si disegnavano appunto intere schiene di bombardieri, erano totalmente poni sui cavoli per disegnare le fusoliere, o ovviamente Skidmore's Owings & Merrill. Collaborazione vuol dire anche che i due grandi architetti come Giorgio Grassi e Aldo Rossi potessero rinunciare ad una parte della loro personalità in modo da costruire un progetto assieme. Questo è l'ultimo progetto che hanno realizzato insieme, di cui alla fine rimane forse nient'altro che questo plastico. L'idea che l'architettura comunque, e questo ad esempio con una grande differenza rispetto a quello che pensava Giorgio Grassi, non possa rinunciare all'idea di scoprire, non possa rinunciare in qualche modo anche ad essere soggetta alle mode. Questo è un magnifico allestimento dei fratelli Castiglioni al Triennale di Milano negli anni 60, non ricordo esattamente quale, quando, per una mostra sull'industria chimica, in cui appunto c'erano questi giochi di specchi, questi giganteschi insetti e altre cose di questo genere. Bene, veniamo a noi. Inizio con questo progetto che in qualche modo è anche la ragione principale per cui Bauku esiste. Infatti nel 2003, ancora facendo, l'altro era questa Chapel Island a Budapest, e lì vincemmo entrambi. Budapest andò subito, come dire, a rotoli. Amsterdam per qualche tempo andò avanti, in realtà quest'anno direi che è definitivamente finita anche questa vicenda, perché i developer sono falliti dopo aver arrancato per qualche anno, quindi direi che anche questo capitolo è chiuso. Forse un paio di settimane fa sono falliti. Cassius, beh, si chiamavano Brutus e Cassius i due progetti, per parlare di tradizione.
Cassius aveva a che fare con un quartiere progettato da Bakema, il signore lì al centro, che era una specie di eroe nazionale nell'Olanda del dopoguerra, c'era anche programmi televisivi, cose del genere. Un quartiere ad ovest del centro di Amsterdam, nella Garden City di Corvan Esteren, un quartiere che il brief del concorso ne prevedeva la totale distruzione, per essere sostituito con un tipo di residenza diversa, con possibilmente giardini, possibilmente con un accesso individuale, eccetera, eccetera. Il concorso descriveva la situazione dell'area come catastrofica, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista degli edifici. Quando poi noi andammo a vederlo, dopo aver vinto il concorso, come sempre, non bisogna mai andare a vedere i simili, quando andammo a vederlo ci rendiamo conto che non era poi così male, insomma, come questa immagine sembra dimostrare. Comunque, in qualche modo, allora, qui vedete il centro di Amsterdam, vedete il piano degli anni 30 di Corvan Esteren. Bakemaport è quel quadratino nero che in qualche modo fa parte del disegno di questa grande Garden City immaginata da Corvan Esteren. Per questa ragione noi non ce la sentimmo di abbattere tutto, di decidere di abbattere tutto, e decidemmo che la metà delle stecche di Bakema, che potete immaginarvi, no? Negli spazi bianchi, potesse essere risparmiata e ristrutturata, e negli interstizi creati dalla distruzione di queste, delle stecche, della metà delle stecche, si potesse inserire un tappeto di casa patio a un piano, che in qualche modo incrementassero, no, la diversità abitativa, potessero portare un nuovo tipo di abitante, appunto, che desidera il box, che desidera il giardino, pur senza alterare sensibilmente la struttura. In qualche modo ci sembrava anche un tipo di intervento veramente neoclassico, nel senso che restituiva alla città dei Ciam quelle distanze che, a causa, come dire, delle ragioni di mercato, questa città non aveva mai avuto, perché era troppo denso. Le stecche erano troppo vicine, non c'era, come dire, il paesaggio, no? Immaginate le corruzie tra una stecca e l'altra. Questo era, in sintesi, in estrema sintesi, il piano. Le stecche residue di Bakema, questo tappeto di casa patio, come dire, un edificio a carattere sociale in alto a sinistra. Poi, voglio dire, ovviamente c'erano molte tipologie che a pioggia sarebbero cadute in queste stecche. I primi tentativi dopo il concorso di visualizzare con un modello in gesso la situazione, i primi tentativi forse maldestri di rendere visibile agli abitanti il processo di trasformazione, no? Per cui, insomma, facevamo questa specie di carillon, era anche un po' panzer, no? Che facendo scorrere, no, la novella, si vedevano le fasi di demolizione e ricostruzione. I primi tentativi di convincere i clienti che una casa patio, nonostante non fosse una tipologia propriamente olandese, potesse essere anche un modo piacevole dove trascorrere poco tempo. Tentativi di visualizzare, come dire, come lo zoccolo di casa patio potesse costruire una specie di podio, di orizzonte per gli edifici di Bakema. Ovviamente gli edifici di Bakema andavano ristrutturati, andava applicato un rapporto esterno per migliorarne le capacità di isolamento. Il vecchio e il nuovo in qualche modo si compenetrano. Si vuole dire, appunto, non andrò troppo a fondo di questa vicenda, perché è una vicenda veramente infinita, che è durata tanti anni. Abbiamo fatto un master, abbiamo fatto un processo partecipativo, e poi diciamo che nel 2008 tutto è iniziato a scricchiolare, per poi morire definitivamente poche settimane fa. Il secondo progetto che vi mostro è un progetto per questo Museo Nazionale in Estonia, un concorso del 2005. Un concorso
come dire, bizzarro, tra l'altro ce ne sono capitati altri così, perché in qualche modo l'Estonia voleva un museo nazionale, ma non aveva una, prima non aveva una vera e propria collezione da esibire, e aveva una collezione disparata e poco coerente, no? Poco coerente, non aveva un'idea precisa di cosa potesse essere questo museo. E quindi, voglio dire, la nostra risposta è stata anche una risposta un po' cinica, no? In qualche modo l'edificio deve diventare l'oggetto stesso da esibire, cioè una risposta un po' alla Franco Gehry in qualche modo. Per cui immaginiamo questo grande anello sospeso in questo paesaggio in vero molto bello, anche se, guardate, anche se, come dire, l'immagine di prima non era in realtà un quadro di un romantico tedesco, un anello sospeso molto importante con i piloni di 70 metri, gli spazi più legati al pubblico, appunto a costituire gli appoggi di questo anello, magazzini, laboratori del sottosuolo, la pianta appunto del piano terra e del piano sopraelevato. Alla fine è l'idea classica del museo come infilato di stanze, però come dire, come è curvata, no, dalla forza di attrazione gravitazionale a creare questo anello. È chiaro anche il riferimento a, non so, gli acceleratori di particelle, a una certa, come dire, letteratura di bassa lega, di science fiction. E, rivestimento in alluminio rivettato, nel paesaggio innevato, fantomatici festival che si potevano tenere nello spazio interno, un interno che non abbiamo mai capito bene come potesse essere, cioè se potesse essere, come dire, veramente industriale oppure se in qualche modo andasse rivestito. Diciamo che al concorso questa era l'immagine dell'interno che avevamo consegnato, non credo abbia fatto piacere alla Giulia. Poi già nel 2005 iniziò questa avventura albanese. In Albania facemmo 4 progetti di palazzine, tutte sostanzialmente identiche, 4.000 metri quadrati, 9 piani, che è un po' la materia con cui viene costruita tutta Tirana. Questo è il secondo edificio che progettammo. Non vi mostrerò il primo, che è costruito e che è una schifezza. È una schifezza perché noi facciamo un errore, facciamo un progetto in qualche modo troppo delicato, troppo basato su piccoli aggiustamenti proporzionali, scelte di dettaglio, in qualche modo questo genere di cose qua, no? Troppo delicato, forse troppo polito, non lo so, mi piace pensare che fosse troppo polito. Il secondo progetto, che iniziò circa 6 mesi dopo il primo, avevamo capito che l'altro sarebbe stato un mezzo fallimento, e decidemmo di fare qualcosa di un pochino più resistente. Per cui, come dire, ce ne uscimmo con questa cosa, che in realtà è una cosa più semplice di quanto sembra. A Tirana vige un regolamento urbanistico che prevede degli arretrati all'altezza degli edifici adiacenti, alla distanza, eccetera, eccetera. Noi immaginammo che in qualche modo, visto che poi ovviamente i developer vogliono sempre fare la massima quantità di metri quadrati possibili, immaginammo che semplicemente il massimo volume, ovviamente con qualche aggiustamento per, come dire, armonizzarne la presenza scultorea, il massimo volume possibile fosse una risposta in qualche modo intelligente rispetto a questo bizzarro problema, no? E ne uscì questo edificio che noi immaginavamo in cemento a vista, immaginavamo che gli interni delle logge e le finestre avessero delle cornici maioriche colorate, che si producono, sono stupende le maioriche che si producono in Albania. Immaginavamo che avesse un ingresso triangolare, insomma, tutte queste cose, le finestre ottagone, tutti questi rimandi anche a una certa architettura milanese degli anni 60. Ovviamente Hugh Ferris ci aveva
in qualche modo ispirato, no? Perché si era trovato di fronte a un problema simile, ovvero come tramutare, no, in scultura il regolamento urbanistico della Manhattan degli anni 20. Ma anche Pazzilio si regima, insomma, con la sua piccola casa, ovviamente con tutta la delicatezza di cui solo i giapponesi sanno essere capaci. È stato costruito diversissimo da come ce l'avevamo immaginato, è stato in qualche modo normalizzato, quindi un rivestimento in piastrelle quadrate, rossiccio, delle finestre non togliani tagliate, diciamo ottagono, ma assolutamente normali. In qualche modo riteniamo che il progetto abbia resistito, no? In una situazione produttiva assurda come quella albanese, è comunque un segno abbastanza forte nel panorama urbano di Tirana. E in qualche modo, certo, la vista ravvicinata ne mostra, no? Tutte le, come dire, basta guardare il modo in cui gli infissi o le tapparelle sono, cioè non è un progetto che si basa sul dettaglio, no? Anche perché ovviamente il nostro potere in fase di realizzazione è stato pari a zero. Poi nel 2007 facciamo questo concorso, un concorso a cui ha partecipato tantissima gente, per l'ampliamento della biblioteca di Asplund a Stoccolma. E questa è la biblioteca di Asplund, sostanzialmente un quadratone con sopra un cilindro. Ma non sapevamo veramente cosa fare. A un certo punto ci passò sotto gli occhi questo disegno di Asplund, che rappresentava l'ampliamento che lui avrebbe fatto. E ci sembrò un disegno intelligente, perché in qualche modo questo era l'area, no, di concorso per realizzare l'ampliamento. Ci sembrò un disegno intelligente perché in qualche modo riusciva a creare un controstrada, a realizzare una discreta quantità di metri cubi e al contempo mantenere quella importante trasparenza, permeabilità tra la strada stessa e questa collina sulla cui sommità c'è un osservatorio. Per cui, come dire, decidemmo di prendere Asplund alla lettera in qualche maniera. Ovviamente il programma era diverso, l'edificio era un po' più grosso, ovviamente dovemmo pensare anche a una qualche forma di mediazione, no, con l'edificio di Asplund, per cui pensavamo a questo strano cuscino mongolfiere incastrato tra i due edifici. Ovviamente i tempi erano diversissimi, per cui ad esempio gran parte del progetto era poi questa grande sala che pensavamo aperta 24 ore su 24 a gradoni, illuminata dall'alto, con gli interstizi tra le stecche, che pensavamo potesse collegare la metro, la vecchia biblioteca, il livello della strada, e che fosse veramente una sorta di sala pubblica. Poi insomma è Stoccolma, per cui si può anche lasciare aperta 24 ore su 24, non è un problema, no? Si può mettere un po' a fuoco per caso. Questa sala, che era gradonata, aveva questi scaffali di libri più bassi, no, dell'altezza delle persone, in modo da, sì, consentire di alloggiare molti libri, ma al contempo avere anche la percezione dello spazio vitale, con tutti gli accessi dalla strada, l'accesso alla metropolitana, e la parte più privata e anche di archivio della biblioteca nelle torri sovrastanti e alle spalle della sala, no? Un taglio sala, una prospettiva quindi dal basso verso l'alto, no? Questi gradoni non tanto alti, sono di un metro circa, e tutta una pletora di cose che pendevano dal soffitto, cioè lucernari, ma anche lampade, anche schermi, insomma, divani, posavo di andare, Cicco. Allora, poi
Nel 2005 un immobiliare di Genova, che si era appena comprata questa villa, una villa non molto bella ma comunque impressionante, d'inizio 600, ad Albao, enorme, con un parco veramente notevole, una fontana bellissima con questi grossi ranocchi. Questo immobiliare ci chiese di immaginare in una parte del parco i suoi uffici, quindi una sede dove potessero lavorare all'interno del parco. Noi affrontiamo il problema, come dire, pensando da un lato alla tradizione di oggetti da giardino, no? Padiglioni, fontane, questo genere di cose, tiranesi, no? Le urne, questo genere di forme, ma anche, come dire, sempre, questo non è un oggetto da giardino, in realtà è un progetto per Parigi di un qualche settecentesco francese, ma anche l'idea, insomma, che appunto un edificio potesse, come dire, essere un oggetto che non ricorda un edificio, in questo caso un elefante. E decidemmo di posizionarci, questa è la villa, quella è una piccola cappella, qui c'erano i resti di un campo da tennis di inizio Novecento, e decidemmo di posizionarci in una piccola balza tra il livello della cappella e questo piano alto del campo da tennis. E immaginiamo un edificio che avesse una parte più grande sottoterra, dove c'erano gli uffici operativi, c'era una piscina coperta per il padrone dell'immobiliare, e una parte sopra la balza, immaginatevi il campo da tennis di quella linea, sopra la balza il più ridotta possibile, in particolare un grosso vasone per un albero pentagonale con l'accesso agli uffici, una scala che risaliva la balza e un piccolo piede per gli uffici dell'immobiliare, che poi si sviluppava al piano sopra. E questa era un po' l'idea di come immaginavamo potesse poi concretizzarsi questo progetto, no? Per cui appunto una costruzione che includeva la balza e questi due oggetti, no? Un vaso pentagonale, una sorta di pagoda, bara in cemento armato, retrospecchio, giusto per non farsi notare. Ecco, poi nel 2005 sempre, in occasione, in realtà nel 2006 sarebbe stata l'occasione del 500enario della nascita o morte di Galileo, non mi ricordo, a Padova c'era l'anno della fisica e ci chiesero di fare un pendolo di Foucault. Non è questo era poi l'oggetto principale, un grande anello metallico con il piano di spazzamento del pendolo, cioè il piano su cui il pendolo oscilla, e sostanzialmente una struttura che mantenesse lontana la gente. È una costruzione molto piccola, però è stata molto difficile da realizzare perché c'era un'esigenza di precisione quasi micrometrica. Questa è la sala, questo pendolo rimarrà di 10 anni, mi pare. Questa è la sala, qui vedete un pezzo appunto di questa costruzione. Tanto alcune parti di questa costruzione sono state fatte per darmi un'idea del grado di precisione richiesto da questo signore che abitualmente fa i motori da corsa per la briglia, perché c'era bisogno di lavorazioni dal pieno della struttura sotto che fossero veramente di una precisione pazzesca. Questo è questo grosso oggetto nero, vedete la palla del pendolo di Foucault. Ci sono questi LED che si accendono, dei sensori che si accendono, mi sembra che ci impieghi circa 36 ore all'altitudine di Padova a fare il giro completo, e poi si rispengono tutti dopo 36 ore e ricomincia la giostra. Ovviamente non esiste il moto perpetuo, no? Si vede, per cui c'è, come dire, in realtà c'è un trucco, c'è un elettromagnete al centro che rilancia la palla
e permette di andare avanti indefinitamente, a meno che non manchi la corrente, cosa che ogni tanto succede, e allora bisogna fare una procedura di, come dire, di ripartenza abbastanza complicata. Vabbè, poi non si vede molto bene, comunque questo oggetto aveva anche una volta tanto dei dettagli curati, no? Ad esempio gli spitti in metallo piegato di questa pedana, chiamiamola, erano uniti con delle farfalline sugli angoli, insomma adesso non sto qui a... c'erano poi anche appunto alcune concessioni a... forse la moda, diciamo, cioè l'oggetto era illuminato dal basso, si staccava dal pavimento, eccetera eccetera. Il piano di spazzamento. Ma questo è un progetto abbastanza complesso, diciamo. Facemmo per la Biennale di Rotterdam nel 2007 con altre persone, come potete vedere. Quella biennale si occupava dei poteri che producono la città contemporanea e noi gli proponemmo di lavorare su Roma e sul potere del turismo. Questa è una fotografia di Francesco Vince, che partecipò all'iniziativa, Gladiatori, ancora Francesco Iodice. L'assunto era un assunto decisamente cinico. Proviamo a comparare la redditività di Disney ad Orlando, Disney World, con la redditività, considerate che le due estensioni sono equivalenti, no? Con la redditività dell'area archeologica centrale e del parco dell'arte antica a Roma, cioè, come dire, della cosa più finta che sia e in qualche modo di una delle cose più vere che ci sia. Voglio dire, forse non bisognava essere dei geni per scoprirlo, scoprimo delle differenze mostruose, no? Una redditività di mille volte superiore. E in qualche modo, cinicamente, immaginammo come si potesse rendere percepibile, rendere fruibile, rendere appassionante anche, che ne so, al turista del Minnesota questa sorta di gigantesco parco archeologico che francamente se uno non ha un po' di passione, no, per la romanità è abbastanza difficile, no, da capire, no? Ha una soglia di accesso anche culturale abbastanza alta. Non voglio entrare nei dettagli del progetto perché è veramente complesso. Per poterlo descrivere facciamo tutta una serie di assonometrie in scala 1-500. Qui vedete la situazione ad esempio attuale dell'area dei fori imperiali con questa oramai famosa strada, no, fatta negli anni 30 che sega in due l'area dei fori con il finto palazzo Venezia, costruito anche quello negli anni 30, di fronte al vero palazzo Venezia, giusto per creare un inquadramento prospettico simmetrico sull'altare della patria. E questo è un magnifico plastico della Roma antica, Circo Massimo. Questo plastico che noi facemmo in alluminio anodizzato oro, con tutto il sistema, e qui volevo andare. Voglio dire, appunto, non voglio entrare nei dettagli, ma ci andavo più pesante, cioè immaginiamo di eliminare il finto palazzo Venezia e di sostituirlo con una sorta di edificio a fungo che vedete là in alto, che facesse da snodo per il traffico di fronte a Palazzo Venezia. Immaginiamo di eliminare via dei fori imperiali e di restituire unità al disegno dei fori, in realtà con un metodo light, in qualche modo ispirato a una famosa serie di pubblicità della Barilla degli anni 90, in cui si veniva messa l'erba tipo in piazza San Marco o in spazi simili, no? Si sa, la natura è democratica, no? Il parco va sempre bene, il verde va sempre bene. Immaginiamo che i fori venissero ricostruiti almeno nel loro perimetro architettonico con un sistema di siepi
e appunto il verde a coprire gli scavi archeologici. Immaginiamo anche che tutte quelle superfettazioni medievali che sono sulle fori potessero tranquillamente essere sacrificate, perché bisogna anche mettere dei vizi sulla storia, a un certo punto non si può conservare tutto, e altre cose, facciamo anche un transfert, una specie di tapirulano che portava dall'area archeologica centrale alle terme di Caracalla e che nel frattempo illustrasse appunto al tizio del Minnesota di cui si parlava prima, in sintesi, no? Cosa avevano fatto i romani. Nel 2007 2G organizzò un concorso per un parco diciamo in quest'area di Murano, e noi provammo a disegnare un parco, però alla fine non ci riuscemmo, perché ci sembrava veramente ridicolo affrontare, anche perché il concorso in qualche modo poneva l'accento sul sistema lagunare, appunto come sistema. Ci sembrava assurdo disegnare un piccolo parco vicino a Murano, che poi era stare qua. E decidemmo di affrontare, seppur nei limiti offerti da un concorso del genere, organizzato da una rivista, eccetera, eccetera, decidemmo di affrontare il tema con un respiro un po' più ampio, per cui facemmo un unico disegno con un testo. Questo era un disegno che prendeva le due tavole proposte dal concorso, un unico disegno in cui l'operazione fondamentale era la rimozione dell'attuale ponte autostradale e del ponte ferroviario, seguendo il filo di un'antica polemica, antica, insomma diciamo quasi centenario ormai, che in qualche modo queste due operazioni infrastrutturali hanno rovesciato Venezia, no? Ne hanno cambiato completamente la percezione, è come entrare a Venezia dal lato sbagliato, no? Pensavo che si potessero rimuovere, che si potesse fare una speculazione edilizia al Tronchetto e nelle aree della Marina Mercantile. Immaginammo che l'infrastruttura viaria potesse essere sostituita da una motorotaia leggera, sospesa, modello Wuppertal, diciamo, che collegasse la nuova stazione di treni, in programma peraltro, vicino all'aeroporto di Venezia, dove ci sarà anche un grosso centro direzionale, collegasse l'ambisse Venezia, Sant'Erasmo, Burano, il nuovo stadio di Venezia che vedete sulla sinistra di questo bizzarro fagiolo. E si voleva dare, appunto questo era già stato fatto, già dalla guerra, scusate. E si voleva dare appunto uno spazio di parcheggio e quant'altro a Venezia, no? Un gruppo di progettisti dell'Università di Venezia, capeggiato da Samonà e da Piccinato, propose questa cosa veramente radicale, cioè appunto eliminazione del ponte, dei due ponti, eliminazione del tronchetto che in quel momento veniva consolidato, diciamo, non era ancora suolo vero, e sostituzione con una sorta di metropolitana, con questa stazione lunga, una sorta di grande stazione di interscambio che dichiarava veramente la differenza, no, rispetto al disegno organico di Venezia, con un disegno invece assolutamente modernista e minimale. E in realtà appunto Samonà e Piccinato restituivano anche al bordo lagunare da quella parte, dalla sua terraferma, eliminavano tutte le superfettazioni post-centesche, per cui con un'operazione anche veramente ancora più radicale. Il progetto si chiamava Novissime e noi appunto chiamavamo il nostro Novissimissime. Poi ovviamente c'era anche un problema, cioè questo disegno come farlo, no? E ci venne in soccorso questa pianta di Costantinopoli del XV secolo. È una pianta in cui la cosa particolare è che il tessuto della città è disegnato in prospetto, no? Come se rovesciassi le case. I complessi monumentali sono disegnati in assonometria, per cui i recinti delle moschee, no? Sono disegnati in assonometria, anche a dichiarare proprio l'alterità rispetto al tessuto. E, adesso non so se si riuscirà a vedere, però
trattammo per la stessa tecnica, no? Per cui gli interventi nuovi li disegniamo in assonometria, cosa deve conoscere il progetto di Stirling, e il tessuto invece viene disegnato rovesciandolo sullo spazio pubblico, no? Rovesciandolo sulle calli, rovesciandolo sui canali, rovesciandolo sulle piazze. Allora, poi nel 2008 il Ministero fece un concorso per il padiglione italiano a Shanghai, all'Expo. E noi ci chiedemmo cosa potesse offrire in qualche modo l'Italia in termini di conoscenza specifica, di apporto specifico rispetto all'idea di città, no? Rispetto anche all'idea di città del futuro. E la risposta fu abbastanza semplice, ma poi in qualche modo da questo segno si riesce a intravedere. La risposta fu che c'era una tradizione specifica, assolutamente italiana, di spazi che legavano la umanità al Rinascimento e forse ai giorni nostri, che era specificatamente italiana e che noi riconoscevamo anche in quanto vero e proprio progetto di civiltà, no? In qualche modo è chiaro, no, che nell'impero romano l'architettura era anche un progetto di civiltà, l'architettura aveva il potere anche di organizzare un modo di vivere la città, un modo di vivere il potere, un modo di fissare un certo tipo di riti, no, di organizzare economicamente l'impero, eccetera, eccetera. Pensiamo che più che il mandolino, la pizza o quant'altro, in termini di apporto culturale rispetto alla costruzione della città, di una città anche completamente diversa da quella europea, questa tradizione potesse avere un valore. E poi qui voglio dire, non è un discorso nuovo, questi ad esempio sono questi bellissimi plastici che Moretti faceva fare nel dopoguerra su questa rivista che lui dirigeva, stampava, cioè tutto si chiamava Spazio, faceva fare questi spazi interni, no? Pieno per vuoto, diciamo, delle chiese di Roma, poi li fotografava in qualche modo tramutandoli, no? Tramutandoli in qualcosa di astratto. Per cui immaginiamo un padiglione molto semplice, un quadrato con un anello di servizi perimetrali e una grande sala la cui copertura fosse una copertura estremamente complessa, grande sala che potesse essere organizzata in tutti i modi, a seconda del tipo di esibizione, no, che si voleva poi raccontare, una grande sala la cui copertura aveva uno spessore considerevole. Il tutto realizzato con tecniche assolutamente temporanee, assolutamente da padiglione, non da tenda, per cui una copertura probabilmente in PVC, una grande struttura a travi reticolari, appesa con una sottostruttura in alluminio, questo sistema di volte, di prese di luce che combinavano vari modelli rinascimentali non. Pensavamo rivestita in feltro, con una mossa da Joseph Beuys, in feltro perché immaginavamo che nel rumore assordante, no, della metropoli cinese, in qualche modo entrare in questo spazio vasto ma calmo, no, perché il feltro ha delle proprietà assorbenti mostruose, potesse essere insomma di un qualche effetto. Poi ovviamente emergono anche i soliti problemi di un concorso, ad esempio ti chiedono un video, no? Ti chiedono un video di 60 secondi, tu un po' non sei capace, un po' non hai voglia di fare un'animazione digitale e allora ti imbarchi in imprese senza senso, cioè inizi a costruire un modello gigante, il foam, della copertura, un modello di cui tra l'altro ti rendi poi conto che il lato B è molto meglio del lato A, perché
sopra era veramente impressionante. Convince la direttrice di Palazzo Rosso, che è uno dei musei civici di Genova, che nel giorno di chiusura, cioè il lunedì, si può portare quel museo in un tavolello in una sala di Palazzo Rosso, lo si può appendere una volta cinquecentesca, ci si possono ficcare sotto degli oggettini, si possono ficcare sotto gli oggettini e si può fare un video. Per questo video chiamiamo questo nostro amico, che di solito fa i video di giovanotti, per cui ti incontro, si chiama Machi Gerzi, è entusiasta di partecipare a questa cosa, e appendemmo il video una volta all'altezza, insomma, in scala, mettendo una serie di oggetti anche un po' a caso, insomma, sì, c'erano delle Ferrari, insomma, qualcosa di italiano c'era, però poi era anche un po' disparata la collezione. Pensammo di coinvolgere il figlio di una nostra amica, ma la cosa non andò bene e utilizzammo alla fine solo la nostra amica. E insomma, il video, se volete, lo si trova in rete. Vabbè, poi questo concorso immagino sappiate gli esiti che ha avuto, perché ha avuto questa cosa, secondo me, abbastanza. Come dire, ancora una volta siamo confermati provincia culturale, perché il progetto che ha vinto è un progetto ispirato all'Eisenman di inizio anni 90, però sono passati 20 anni, dimostra semplicemente il ritardo culturale. Certo, ci puoi mettere il cemento trasparente e in qualche modo cerchi di cavartela così, però questo è un progetto che facciamo per la Biennale di Venezia nel 2008. Il padiglione italiano si occupava del problema dell'abitazione e noi decidemmo di fare un progetto su Milano, in qualche modo partendo dai dati reali del fabbisogno di abitazioni sociali a Milano, che appunto prevedrebbero 50.000 case nel solo comune di Milano per poter in qualche modo calmierare il mercato. Sì, questo era il padiglione italiano con gli interventi degli architetti invitati, il nostro era quel cilindro bianco che vedete sulla destra. Questo cilindro, che ruotava lentissimamente, riportava una sommetria al 1000 di una parte di Milano dal Duomo andando verso ovest, un rettangolo di 2,5 km per 7,5 km, che è circa un decimo del territorio comunale. L'assunto di base era semplicissimo: Milano non può più crescere, ha già consumato gran parte del suo territorio agricolo, è necessario trovare dei luoghi all'interno di Milano dove inserire in maniera più o meno chirurgica, più o meno attenta, dei piccoli progetti. Non si può, come dire, continuare con quest'idea di una volta che si costruisce in periferia dove costa poco e poi bisogna fare la metropolitana, bisogna fare le infrastrutture, eccetera, eccetera, e si producono dei ghetti e quant'altro. Disseminammo 7.500 abitazioni, cioè 5.000 erano un decimo, no? Su un decimo del territorio, più 2.500 per pagare gli interventi, no? Quindi a pagare gli interventi. Definimmo tutta una serie di luoghi che andavano da aree a servizi non edificate a, che ne so, supermercati che si potevano sopraelevare, cose di questo genere. Producemmo questa grande tabella con tutte le aree, che era anche una banca. E questi sono pezzi, no, di questo disegno. Ovviamente la visualizzazione è difficile, però le cose più definite, no, sono i vari progetti disegnati, progetti inesistenti, cioè sono assonometrie, non è che abbiamo disegnato le piante di queste cose, ovviamente. Andiamo verso l'ovest, ve ne faccio vedere alcuni dettagli, dai più minuscoli a quelli che in qualche modo sono nella strada, cercano di diventare scultura da centro strada, a quelli che cercano di risolvere un blocco che era rimasto aperto. Ah, qui non c'è la data, però era forse il 2009-2010. E nel 2009 o 2010, non mi ricordo, 2009, partecipammo a questo concorso per una chiesa in Norvegia, una chiesa luterana nei boschi, in questo posto, Dalesund.
E bah, voglio dire, la prima cosa che facemmo era questo schizzo, senza molta idea di dove saremmo andati a parare, no? Cioè, c'era il bosco, c'era questa forma, metrata una cupola, no? C'erano certamente delle immagini nella nostra testa, da Zeebrugge, di Olmei, lo scalone di Villa Malaparte a Capri, più di Malaparte che di Libera Parte, nel senso che pare che l'abbia disegnato lui, questa chiesa di Schinkel, che è a Berlino, che si chiama Elisabeth Kirche, che in cui, voglio dire, ci sono anche altri esempi simili. Quello che ci interessava di questa chiesa era come il pronao classico in qualche modo viene ridotto fino a diventare quasi elemento grafico. E appunto questa era un po' l'idea di come potesse comportarsi questa chiesa nel paesaggio. E questo era l'oggetto architettonico della sua definizione. Innanzitutto, anziché fare un complesso parrocchiale, decidemmo di fare un oggetto unico, per cui al piano, diciamo, seminterrato, no? Il piano più basso, c'erano tutte le sale della parrocchia, con un ingresso dal retro. Poi si saliva a questa scala, non poteva salire la scala, non aveva modo anche di accedere da sotto, però si saliva a questa scala e si giungeva nella grande aula al piano rialzato, con un rapporto, no? con le foglie, con gli alberi e tutta una serie di ambienti, no? Accessori che si espandevano verso lo spazio aperto e un semplicissimo anello rialzato dove potesse essere ospitato il coro e il prete nel corso della predica. Il tutto immaginavamo potesse essere realizzato in legno, quindi rivestito di scandole, probabilmente anche tinteggiato di bianco sporco o qualcosa di simile. Questa è una sezione, studi proporzionali, si fanno sempre a posteriori, no, in realtà no, forse erano anche bene, adesso non mi ricordo. E poi il solito problema, come fare le immagini, va bene, facciamo un grande modello, era inverno, portiamolo sugli Appennini, chiamiamo il fido Stefano Graziani che da Trieste, lui è un fotografo forse, ma anche abbastanza impegnato, però da Trieste viene sugli Appennini per poter fotografare il modello nella neve. Certo, non è il paesaggio svedese, no? Però pensavamo in qualche modo potesse funzionare lo stesso. Poi nel 2010 facemmo questo progetto per la Camera di Commercio di Genova, che voleva fare una biblioteca nella sua sede. La sua sede è una via meravigliosa di Genova, che è Strada Nuova, una proto-speculazione di fine 500, inizio 600, veramente una teoria di palazzi notevolissimi. Il palazzo con la sede della Camera di Commercio è su questa via, Palazzo Pallavicino. Questo è il disegno di Rubens, il Palazzo Pallavicino. Il palazzo una volta aveva un cortile sul retro, un giardino sopraelevato e poi delle scale che scendevano nella parte bassa della città. Nell'Ottocento avevano costruito anche nella parte posteriore e avevano interrotto questo rapporto con la parte a valle della città. Questa è la sezione attuale del palazzo, no? Per cui questa è l'altezza di Strada Nuova, non si entra, poi si arriva in quello che era il giardino, ora è un cortile, e negli anni 50 hanno anche costruito questo solaio qua. Per cui diciamo che il rapporto con la piazzetta che sta in basso era definitivamente andato perso. Questa idea era molto semplice, era in qualche modo, da un lato, creare uno spazio il più ampio possibile per i cuori di questa biblioteca, dall'altro restaurare questo tipo di rapporto tra i due livelli. Per cui decidemmo di rimuovere integralmente il solaio degli anni 50 e di sfruttare questa sorta di
corte coperta per realizzare nella parte appunto acquisita con la demolizione di quel solaio un grosso oggetto metallico che contenesse la maggior parte dei libri della biblioteca. Questo appunto è il rapporto del palazzo con la piazzetta retrostante. In rosso vedete questo oggetto metallico all'interno del cortile, e queste erano le visualizzazioni di questa cosa, insomma, dal basso e dall'alto. Il concorso lo vincemmo, ma probabilmente non si realizzerà mai. Nel 2010 facemmo anche un masterplan a Torino, ci fu un concorso chiamato Metamorfosi. Noi partecipammo con degli amici di Torino che si chiamano Mark. Erano tre aree, le abbiamo fatte tutte e tre. Vi mostrerò solo due di queste tre aree. Vabbè, prospettiva di Torino, della storia. Allora, un'area era questa, Spina 4, l'area di concorso era tutto questo spazio qua. È un'area che si libererà perché stanno interrando i binari che vengono da Milano, per cui nel cuore della città, insomma, siamo abbastanza a nord, però siamo anche abbastanza vicini al centro, si libererà un'area molto grande, dove però c'è una sorta di autostrada urbana, nel senso che tutto il traffico in provenienza da Milano per entrare in centro, no, utilizza questa sorta di arteria. Il concorso ovviamente prevedeva una sorta di ricucitura dei due tessuti, prevedeva che si potesse realizzare una sorta di piazza, prevedeva anche un sacco di volumetria. Noi eravamo convinti che queste cose non si potessero fare, eravamo convinti che non si potesse fare una piazza che stesse sull'autostrada, eravamo convinti che l'idea di riprendere semplicemente le trame dei due isolati fosse una sconfitta, cioè non riconoscere una nuova dimensione in quella porzione di territorio fosse una sconfitta. E la nostra proposta è stata semplice, no? Nel senso che abbiamo immaginato sì uno spazio pubblico, però come gigantesca rotonda su questa, diciamo, autostrada urbana, una sorta di catino lievemente ribassato che potesse funzionare da spazio pubblico ma con delle regole diverse. Abbiamo concentrato la volumetria in tre grandi oggetti che abbiamo immaginato potessero essere disegnati da forse Seijima, Steven Hall e Sizza, se non ricordo male, e che in qualche modo evidenziavano la scala territoriale, la presenza di questa rotonda. Rotonda che poteva diventare ancora una volta questo spazio pubblico, come dire, con un tipo anagrafe. E l'altra area era un'area di uno scalo ferroviario vicino al cimitero, era più o meno questa, dove si prevedevano abitazioni e un po' di servizi. Qui la nostra risposta fu completamente diversa, nel senso che in questa parte di città secondo noi era chiaro invece che si dovesse continuare con l'idea del blocco, no? Perché c'era il disegno del cimitero, perché di fianco c'era già una città a blocchi, e la nostra idea era che di questo blocco si potessero definire pochissime cose, un parcheggio interrato comune, un set di misure, e poi in qualche modo potesse essere venduto, no, anche a lotti separati, no? Per cui c'era questa idea che in qualche modo la città potesse costruirsi anche con un minimo di lentezza, no? A partire da alcune semplicissime regole. Ok, ci siamo quasi. 2011 il Ministero della Cultura olandese e il Berlage Institute chiedono a noi, a 51 and 4E, di cui conoscerete Frank Persson, immagino, e a questo studio olandese che si chiama Molenhoek, di fare in certo modo, cioè nel senso che i termini di questo studio erano alquanto vari, di fare uno studio per un museo nazionale di storia olandese. E
voglio dire, è molto simile alla vicenda di Eva, no? Del museo di storia, nel senso che non c'era una collezione, c'era solo una vaga idea di questo museo nazionale di storia, ma non c'era né una collezione né un luogo. Era uno studio, come dire, era tutto lasciava pensare, no? che fosse una cosa, almeno per il nostro tipo di approccio, molto difficile da affrontare, no? Non hai un luogo, non hai sostanzialmente un programma. Noi abbiamo pensato che si potesse, come dire, rifugiarsi, no? Nell'idea del forum, Abbiamo incominciato a collezionare una serie di immagini dalla super tecnologica tettoia di Bisozaki per l'Expo di Osaka del 70, all'idea del faro della città Alessandria, della Goa in realtà, al rapporto tra faro e basilica nella città romana. Ci abbiamo messo dentro anche Cedric Price e il Fan Palace, la cui, insomma, concretizzazione è poi Coburgo, lo sapete tutti. E ma, insomma, voglio dire, poi era uno studio, no? Per cui cosa produci? Abbiamo prodotto una sonometria, appunto, in cui c'era questa idea del foro di una città olandese immaginaria. Non esisteva questa città, era la politica che avrebbe dovuto decidere dove fare questo museo. Un foro, uno spazio chiuso ma al contempo aperto per la città, che potesse prestarsi a usi anche aggressivi, un museo in forma, diciamo, di basilica agganciata a questo foro. Facciamo una sezione, immaginavamo ci potesse essere una sorta di, come dire, le pareti potessero essere dedicate all'arte, che in qualche modo la storia nazionale olandese potesse essere rappresentata, no, su queste pareti. E poi facciamo un video con la tecnica dello stop motion. Adesso, appunto, questi sono alcuni fotogrammi, no, di questo video, in cui fondamentalmente mostravamo poi cosa accadeva in questo, cosa sarebbe potuto accadere in questo spazio immaginario, una città immaginaria. E vabbè, concludo con un progetto di questa primavera. È una vicenda che è iniziata un po' di anni fa, ma in realtà noi siamo entrati solo, appunto, quest'anno, all'inizio di quest'anno. È un edificio che fa parte del complesso già in costruzione di Porta Nuova, in cui stanno, appunto, costruendo le torri di Bosco Verticale, hanno costruito le tre gigantesche torri, no, di Liebeskind e compagnia. E negli accordi che molti anni fa il comune prese con i costruttori, con i developer, scusate, si prevedeva anche la realizzazione di un oggetto chiamato Casa del Momia, perché tra gli edifici che erano stati distrutti dai developer c'era anche la sede dell'Associazione Nazionale dei Partigiani. Sostanzialmente è un edificio che pagheranno i costruttori, che è una sorta di, è una via di mezzo tra una palazzina per uffici, nel senso che ci sono le sedi dell'Associazione dei Partigiani, delle vittime del terrorismo, delle vittime delle deportazioni fasciste, delle vittime di Piazza Fontana, sprizza allegria ovviamente questo posto, e gioventù. Ci sarà un grosso archivio dell'anno 900, ci saranno mostre, non si sa bene. Vabbè, questa volta ve lo mostro un po' all'incontrario, no? Ancora una volta, beh, c'è stato un concorso, ecco, forse dovrei dire questo, è stato un concorso a partecipazione ristretta, nel senso che bisognava avere meno di 40 anni, bisognava essere italiani, anche se credo non sia legale questo dell'Unione Europea, no? Bisognava spedire, no, ma in realtà si può fare perché è un concorso privato, organizzato dai privati, si può fare così. Bisognava spedire, insomma, un'application e pigliavano sei gruppi di progettazione.
Vi faccio vedere il processo opposto, cioè vi mostro come abbiamo fatto le immagini. Abbiamo fatto un modello al 25 in cartone, l'abbiamo portato in Piazza Duomo alle 6 del mattino. Stefano Graziani, ancora una volta, è venuto a fare delle fotografie. Ovviamente non verrà costruita in Piazza Duomo, però era, come dire, siccome dovrebbe essere, seppur timidamente, una sorta di monumento, no, alla storia del Novecento milanese, ci sembrava che l'idea paradossale, no, di disporre in Piazza Duomo riuscisse a costruire una sorta di, come dire, di, era la maniera più diretta, no, di mostrare una certa milanesità, no? Ovviamente ha anche creato un sacco di idee fuorvianti, no? Questo set di immagini, perché un sacco di gente ha pensato che fosse veramente, credo si veda anche per un modello, cioè completamente fuori scala. Ma l'edificio in realtà è determinato da alcune considerazioni molto semplici, cioè primo, rispetto al programma, l'unico tipo di volume che si poteva fare era un rettangolo. Se, come dire, mettevi insieme area e programma, era un'estrusione del sito per, mi sembra, 18 metri, non è che si potesse inventarsi alcun piede particolare. E le due idee principali che abbiamo messo insieme erano un'idea di facciata come politico, questo è un piano della Francesca, per cui, come dire, una facciata un po' come Erzo Domeron e Domeron di primi anni 90, cioè una facciata parlante, un politico che rappresentasse appunto queste tragedie, ma non solo tragedie, della storia milanese del Novecento. Ovviamente con gli occhi della modernità il politico è anche, ancora una volta, Gerard Ritter, cioè non è solo più della Francesca, ma anche Gerard Ritter. L'altra idea era un'idea di organizzazione spaziale, un'idea puntuata dalle scuole veneziane, per cui la scuola di San Rocco, la scuola della Misericordia, che è un edificio meraviglioso di San Solino, cioè l'idea che il piano terra fosse un grande salone pubblico, mentre i piani superiori avessero degli usi privati. Questo è un edificio di Berna, invece non mi ricordo come si chiama, comunque era una tipologia abbastanza diffusa, no, in Europa, dal Medioevo in poi. Un edificio in cui il piano terra funzionava per la città, era una sorta, non so se si chiamano anche Volvo, Letto, no, un genere di cose qua, e i piani sopra ospitassero le cose più private. Fino a questo meraviglioso esempio, che è l'esempio fiorentino, che era una loggia, poi si è trasformata in vera e propria un palazzo. E, appunto, assieme a questa idea della facciata, no, che anche quella era un'idea comunque, secondo noi, fortemente milanese, no? Perché poi abbiamo subito pensato, ah, magari si può usare il cotto, no? Come Bramante a Milano, e l'idea era quella di, cosa che probabilmente avverrà, di usare queste mattonelle di cotto di 6x6 cm in tre colori diversi, uno un po' più giallo, uno un po' più rosso, uno un po' più nero, che da vicino fossero solo una sorta di vibrazione della superficie, da lontano componessero dei ritratti, in particolare dei pattern in basso, una serie di ritratti al piano intermedio e grandi scene collettive sopra. Questa parte non era decorata perché c'è di fianco l'edificio. Un cornicione in qualche modo, anche quello in cotto con un disegno a punta. È anche bizzarro che abbiamo scelto questo edificio, perché ovviamente l'idea che aveva la committenza era un edificio il più possibile trasparente, no? Che in qualche modo anche non si ponesse, desse semplicemente l'idea della trasparenza, ma non si ponesse il problema del ricordo, della monumentalità, della compresenza di un ricordo immateriale all'interno, anche digitale, perché poi chiedemmo a questi amici di Dot di realizzare un'installazione multimediale, eccetera, eccetera. La compresenza di questo ricordo digitale, europeo, eccetera, eccetera, con qualcosa di più solido, no? Con un atto di responsabilità della città nel confronto della sua storia. Poi un grande atto interno,
pensammo a questa scala, anche quella molto milanese, con il torrione di San Siro, però dipinta di giallo, una parte dell'archivio a vista, il tavolo multimediale di Dr. Dot, spazi generici, facciate, un processo partecipativo per la scelta delle immagini, no? Cosa che non si farà mai perché non ci sono i soldi per farlo, per cui le immagini le sceglieranno, insomma, le associazioni, più un po' noi, più un po' l'assessorato urbanistica, insomma, è ancora un po' da definirsi questo passaggio. Questa è appunto un'idea di come possono venire le facciate. L'edificio è poi molto semplice, no? C'è un grande arco con questa grande scala tortile compressa tra l'archivio e gli uffici, un piano più alto, abbiamo creato anche questo spazio pubblico con la sala conferenze, con lo spazio per le esposizioni, due piani di uffici e una terrazza pubblica con la sala di consultazione dell'archivio, uno spazio coperto, pergolato, e uno spazio dove invece si vede la città in cima a un podio, che sono le piante. Questa pianta che col senno di poi, come dire, messa a confronto con Orsa Michele, quell'edificio fiorentino che vi mostravo prima, è quasi la stessa pianta, è quasi la stessa pianta. E voglio dire, anche lì sono cose di cui sei consapevole, poi ti dimentichi, poi credo anche che sia un approccio molto pericoloso, perché è un approccio che
dire, nei casi peggiori porta all'edificio, alla costruzione dello studio di architettura come brand, no? Cioè appunto il fatto che parliamo per casi famosi, no? Zadid può fare solo quel tipo di edifici. Se mai lei si stancasse per un momento di fare edifici di quel tipo, cioè comunque potrebbe uscirne, no? Da questa cosa che si è costruita, non immagino che voglia uscirne assolutamente, però c'è questa idea che appunto quella è Zadid, va sempre bene così, e in effetti va sempre bene così, cosa peraltro vera. Però è anche chiaro che così facendo, come dire, il tipo di città, no, che ne esce fuori, è una città, sì, è una città appunto con tutti i difetti della globalizzazione più becera, no? A tutti piace la globalizzazione, cioè non è che voglio fare adesso un discorso contro i processi globalizzativi, anche perché non vanno a fare, cioè non è. Però è chiaro che appunto è un po' come l'autogrill, che è rassicurante, però insomma, poco dopo. Ma non lo so, è un argomento veramente complicato. Perché voglio dire, io credo che sia anche un po' il modo in cui si fanno i progetti, no? Il fatto che ad esempio negli atelier si facciano pochissime lezioni teoriche, ma voglio dire, anche noi facciamo pochissime lezioni teoriche, cioè il primo anno ci abbiamo provato un po', ma poi in realtà qui non funziona così, cioè stai sempre lì a fare visioni, a fare critiche, non c'è mai il tempo per neanche immaginare di poter fare una lezione, perché cioè, c'è veramente questo rapporto anche personale, ad esempio, cosa in Italia anche per ragioni di non esiste, no? Questo rapporto molto personale tra studenti, professori, no? Che in qualche modo anche quello fa sì, no? Che questa idea della, appunto, del tirar fuori, no? Le tue viscere, l'idea di architettura, però è chiaramente un'idea di architettura quasi anticollaborativa, no? Cioè è molto difficile costruire un discorso collettivo, un discorso comune, ovviamente appunto stiamo anche parlando della generalizzazione. Non lo so. Come lo fate voi il vostro discorso comune? Cioè, nel senso del vostro. Io non so. Sì. A me incuriosisce tantissimo come. Perché proponete le cose molto radicali, ovvio, abbastanza, almeno per noi, no? Per me. E com'è la dinamica? Nel senso. Cambia molto. Chiaro che non puoi dirmi lavoriamo sempre in tre, uno è proprio così, questo genere, però nel senso nasce dalla discussione o nasce dall'esperienza comune, quello che tirate fuori, cioè come fate a capirvi su delle cose che per me sono abbastanza radicali, cioè nel senso anche questo edificio, nel suo, ma come fate ad andare d'accordo in questo senso? Beh, voglio dire, si discute un casino, ovviamente si litiga anche, non è che si vanno sempre d'accordo, ovviamente. Ma esperienza comune oramai un po' c'è, prima del 2004 non ce n'era tanta, perché comunque eravamo amici ma abbiamo fatto università diverse e avevamo sì provato a lavorare nello stesso ambiente, sebbene molti di noi si sono laureati con Stefano Guarani, per cui come dire c'è anche ci sono delle persone comune, no? Detto questo, non lo so, io ho l'impressione che avessimo una sorta di background comune, ma da dove sia uscito non riesco a capirlo io, perché è un background comune fatto anche di, cioè che ne so, a tutti piacevano i Sonic Youth. Sai queste cose qua, no? E alla fine vuol dire qualcosa. Cioè, vuol dire qualcosa perché vuol dire che hai dei gusti comuni, no? Poi ti dico, si discute un casino e come dire, secondo me, anche tornando un po' al discorso della tradizione che vuol dire va dall'altro ieri fino a sempre, insomma, no?
a volte è anche un modo per uscire dalle discussioni, no? Nel senso che, voglio dire, se ti imputti, no, sulle tue posizioni, in un certo momento diventa anche più facile, no, andare a prendere un libro, cercare qualcosa nella libreria, tirar fuori e dire: ma sì, forse è questo che stiamo cercando, no? Che è un po' diverso da quello che avevo in mente io, è un po' diverso da quello che avevi in mente tu, ma in qualche modo nel fatto di essere già un modello, no, mette un po' tutti d'accordo, il che non vuol dire che poi il progetto sia quella roba lì, no? Però vuol dire che questo è fondamentale, secondo me, il ricorso al bagaglio del passato, no? Nel senso che tutte le soluzioni ci sono già, no? Basta saperle interpretare, basta conoscerle e saperle interpretare, andare a pescare la cosa giusta. Giusta non in assoluto, giusta per te in quel momento che stai litigando a morte con il tuo socio e che devi uscire da una certa discussione. No? Sì, non è un processo integralmente razionale, ovviamente. È quello che avviene quando un gruppo di persone si mettono a discutere, no, di un progetto. Ecco, secondo me in questo, ad esempio, questa università un po' sbaglia, no? Nel senso che va benissimo fare dei progetti individuali, però nel 95% dei casi li sono sempre progetti individuali, perché in qualche modo è richiesta, no, questa performance solitaria. Però cioè, imparare anche da subito che si può anche fare insieme, secondo me è importante, perché è vero che poi impari andando a lavorare in qualche studio, però è anche diverso, no, il tipo di esperienza che fai quando non sei tu a decidere, ma c'è qualcun altro che poi alla fine passa e ti dice: sì, facciamo così. E non credo che risposto alla tua domanda, però no, sto pensando. No, no, quello è un peccato. Io penso che sia una tendenza qui a Mendrisio di 3-4 anni. È vero, quando io sono arrivato qua era molto diverso. Questo del lavoro in gruppo, molto, cioè si faceva di più, sì. Ma tanto, ma così tanto. Cioè, penso che siano accorti che lo facevano un po' troppo e hanno deciso. Non è vero, però, perché sono arrivati tipo probabilmente a capire che ci voleva più, cioè oscillano, no? Sì. Gruppo, no, secondo me, cioè, fare le cose da soli è sicuramente importante, insomma, responsabilizzarsi, però beh, poi è chiaro che uno si può costruire queste esperienze anche di fianco, no? Di lato, cioè fai dei concorsi con gli amici, se ti capita la fortuna di avere qualche progettino, magari provi a condividerlo, no? Andrea, da dove viene il nome Bauku? Ma è una storia un po' noiosa, però c'è una palla brevissima. Nel 2003, ancora prima che vincessimo Europan, volevamo fare un'associazione per la ricerca in architettura che si chiamava Buntehu, che vuol dire vacca colorata, che viene dallo Zarathustra di Nietzsche, perché lo Zarathustra alla fine della sua vita va a confortarsi in questa città chiamata Vacca Colorata. Ma poi alla fine, cioè, chi se ne frega, ci piaceva Buntehu. Avevamo questo logo che era un disegnetto fatto da uno di noi, che peraltro se ne andava, allora per Citterio. Avevamo questo logo di una vacca e Buntehu. Poi questa associazione per la ricerca in architettura non è mai partita, perché da lì a pochissimo vincemmo Europan e in quel momento abbiamo deciso: dobbiamo fare uno studio e andando a ritirare il premio di questo qua di Amsterdam, ce l'ho già preavvisato telefonicamente che dovevamo dirgli che avevamo uno studio, perché tipo la mattina incontrammo dei developer e non potevamo dirgli che non avevamo uno studio. Allora nella notte pensano a un cavolo di nome per uno studio. Tra l'altro eravamo in un furgone, in 9, da Salisburgo verso Rotterdam, perché il premio ungherese ce l'avevamo consegnato a Salisburgo, e perché la giuria ungherese e quella austriaca erano insieme, e cercavamo un nome che avesse una qualche relazione con questa associazione per la ricerca, che poi non è nominata. E nel corso della notte è venuto un bauku. Vacca costruttrice.
È un autogenio. Se devi fare una fattura in Italia è un autogenio. Perché devi fare uno specchio. In Europa tutto sommato funziona. Tra l'altro in Olanda si chiama, cioè si pronuncia anche nella stessa identica maniera, si scrive diversamente. È così. Mi piacerebbe che fosse stato diversamente, ma oramai. No, anche perché comunque all'inizio eravamo, sono anche problemi pratici poi, no? All'inizio eravamo in 8, perché questo concorso l'avevamo fatto in 8. Ecco, va bene collaborare, ma non collaborate con così tanta gente. Cioè, come fai in 8? Cioè, devi scegliere un nome, non è... Anche se sei dell'idea che sarebbe meglio chiamarsi con i propri nomi, non è che puoi fare appunto come Vilmas in France e ti ritrovi con una sfilza di lettere. Cioè, è impossibile, devi scegliere un nome ed è un problema. Un problema vero, perché poi te lo ritrovi. No? E se ha troppo significato è anche peggio. Perché, come dire, se vuoi inserire la tua poetica già in quel nome, no? È veramente problematico, perché non sai qual è la tua poetica quando inizi, cioè non sai dopo quanti anni, 7, 8, cioè stai ancora cercando dopo 7-8 anni, è impossibile che all'inizio... Ma alla fine il nome non è così sbagliato, perché in francese beaucoup vuol dire tanti. forse no. Vabbè, poi c'erano queste assonanze un po' stupide, no? Baukunst, Baukostruzione, questo genere di cose qua. Vabbè, poi uno può filosofare, no? Sull'automatismo della vacca, che è imperturbabile, che... cioè che in qualche modo mangia l'erba e digerisce il fatto. Forse possiamo anche vederla così, no? Cioè vorremmo anche togliere dalla cultura di certo valore, no? Appunto, di creatività, di genio, di formulazione divina, che ogni tanto persiste con questa idea, no? Cioè, è anche veramente una cosa che a un certo punto si fa. Ma l'interesse per il linguaggio classico, perché vi parlavo proprio prima, non di tradizione architettonica in generale, perché il linguaggio classico è inteso come collegamento tra l'architettura romana con quella rinascimentale. Cioè, com'è che viene fuori esattamente il progetto, tranne che ovviamente si deve trovare una soluzione, cercarsela nei libri e non solamente guardando il cielo e cercare i carini. E poi se ha un certo collegamento con il fatto che comunque è stato un studio italiano, e comunque sarebbe anche interessante dare una proposta italiana, senza entrare nella retorica della cosa, ma una sorta di caratteristica regionale del luogo, insomma. No, beh, è sicuro, voglio dire, il fatto che siamo italiani ha sicuramente, è che forse è la cosa che è emersa di più, però non è che abbiamo passione solo per la romanità e le architetture rinascimentali, no? In realtà ci piacciono cose anche veramente diverse, veramente, a volte anche veramente trash. Cioè ci piacciono proprio un sacco di cose. E è ovvio che nel momento in cui devi selezionare c'è anche un'operazione di giudizio, no? E appunto le cantine medievali che c'erano sopra i fori imperiali a Roma e che gli archeologi hanno gelosamente preservato sono delle schifezze rispetto ai fori imperiali, no? Cioè è ovvio che nel momento in cui guardi con i tuoi occhi al passato hai anche un certo, emetti un certo tipo di giudizio, no, sul passato. Però detto questo, veramente guardiamo un sacco di cose diverse e poi le passioni cambiano anche di settimana in settimana, non so come dire, si scoprono, vabbè, come succede un po' a tutti, no? Si scoprono cose nuove, nuovi architetti. McKinney Miller White, io 7 anni fa non sapevo neanche chi fossero e adesso mi sono un po' stufato di tutti i miei guai, però voglio dire è un po' così, non so, però ecco, anche questa cosa
anche la tradizione classica romana, cioè in realtà è una cosa assolutamente internazionale, no? Cioè è una cosa che ha investito tutto il Mediterraneo, anche il Rinascimento è una cosa che ha investito tutta la civiltà occidentale, perché cioè, da Inigo Jones, no, a Monticello, Thomas Jefferson, cioè in realtà sono processi che sì, sono in qualche modo nati in Italia, in parte in Italia, però hanno veramente caratterizzato un po' tutta la cultura occidentale, no? Europea e anche americana. Il che non vuol dire che in studio non guardiamo gli stupa indiani o sì, non lo so, Ottorio Morito. Siamo qua alla conferenza, allora ringraziando Andrea, benvenuto, grazie a voi qua.